Non ha deliberato niente ieri sera il Consiglio Comunale di Riposto, che aveva all'ordine del giorno il regolamento per la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri. Il civico consesso è chiamato a chiarire un passaggio relativo all'effettiva partecipazione ad una seduta, se essa debba almeno consistere in un'ora di presenza del consigliere. Discussa anche l'opportunità di vietare il cumulo di presenza a più sedute nella stessa giornata, previsto però dalla legge. L'argomento non poteva non accendere il dibattito, grazie anche al consigliere Ezio Raciti, secondo cui sinora le commissioni sono state convocate quando non ci sono sedute di consiglio per ottenere il gettone di presenza, un comportamento a suo giudizio scorretto. Secondo Raciti, le commissioni possono pure durare un'ora e mezza, ma la discussione vera si riduce a pochi minuti. Raciti si è detto favorevole all'adeguamento del gettone ai parametri dell'Istat, ma un consigliere, a suo dire, non può stare sempre in comune più di un assessore. La Presidente di Guardo ha sottolineato che le sedute di commissione a riposto sono al minimo storico, ma più dura è stata la replica di Saro Caltabiano, che si è sentito offeso dalle parole di Raciti e ha ribattuto che in questo modo, invece della democrazia, si farebbe tecnocrazia, con consiglieri che approvano pedissequamente quanto deciso dagli uffici, e ha aggiunto che la democrazia non si può esercitare su Facebook. Gli ha fatto eco il consigliere Grasso, che ha aggiunto come i 20 euro lordi che percepiscono i consiglieri sono un compenso minimo. Il punto è stato rinviato a giovedì 9. Nella stessa seduta, l'assessore Gianfranco Pappalardo Fiumara ha annunciato che venerdì 10 febbraio alle ore 11 in municipio, insieme al comitato 10 febbraio, è stata organizzata una conferenza sulle foibe a cui parteciperanno le scuole.